ed era un mio grandissimo sogno fin da piccola. E quando ho saputo il 2 luglio che andavo a Rio, ero felicissima perché mi fa capire che sono in una squadra paralimpica forte, con tutti i compagni forti, che ci siamo come amici, come dei fratelli, che noi lottiamo per difendere i colori dell'Italia e far vedere a tutti il nostro potere e tutto quello che abbiamo, tutto che possiamo fare. Dipende, da in acqua faccio acqua, faccio un po' di corpo libero intorno 4 ore al giorno, ci sta. Più temibili non ce li ho, sono tutti i miei avversari, tutti sono i miei avversari e io non temo nessuno, perché io gareggio per me, gareggio per una nazione. E non mi fa paura la competitività, io nuoto e basta. E cerco di battere i miei tempi e anche i avversari più vicini. Il mio idolo sportivo è Michael Phelps, il più grande di tutti, come lo chiamano. Quello è da Pechino 2008 che è un mio idolo, perché da come ha lavorato per quelle 8 medaglie di Pechino, secondo me non l'ha fatto nessuno. La mia famiglia, il mio allenatore Marcello Rigamonti, tutti i miei amici, i miei compagni di scuola, i miei compagni di allenamento, anche gli stessi compagni della nazionale, tutti quelli che mi sono vicino. Sinceramente non ho frasi, però la frase che, come dire, mi aiuta ad andare avanti è: vai avanti, ce la fai, ce la fai. Il bello dello sport è che fai tanta attività, che ti diverti, non è solo fatica ma anche divertimento, piacere, e che stai bene, che ti piace e che lo fai. Il mio obiettivo minimo è di qualificarmi alle finali, questo è il mio obiettivo da sempre.